Facciamo l'esempio specifico di quello che può avvenire in una casa. Se io sono a casa e sto dormendo e nel cuore della notte entra uno sconosciuto per aggredirmi ed è armato, io posso sparargli, posso usare la pistola solo ed esclusivamente se lo sconosciuto non solo ha a sua volta un'arma, ma se in quel momento lui sta per spararmi, perché la legge dice ci vuole un pericolo imminente. Non ve la prendete con l'avvocato Buongiorno, sta Esatto. illustrando la legge italiana, è bene che la conosciamo, Giulia, brava. Che poi criticherò. Bisogna presentare un formulario in sostanza. Quindi è necessario che si faccia una sorta di indagine notturna per capire se quello che mi sta aggredendo mi sta effettivamente sta mettendo in pericolo la mia vita. Allora, in questo caso, posso sparare ad una condizione, che io non abbia alternative. Perché se io ho in casa qualcosa che mi consenta, di difendermi senza ferirlo e senza ucciderlo, dovrò prima pensare a questa alternativa. E quale sarebbe, Ad tipo, esempio, un calmante, no, no? se ad esempio io riesco a bloccarlo oppure con Ah, con una una corda. mazza dargli un colpo, quindi è legittima la difesa solo se c'è il pericolo imminente e se non riesco a trovare in casa un metodo meno offensivo dell'arma. Ma attenzione, se l'aggressore, badate, io sto dormendo, lui avanza ed è anche un omone e non ha armi, io, avendo legittimamente un'arma sul comodino, non posso prenderla, perché in questo caso se io gli sparo, in questo caso c'è proprio una colpa, o lesioni colpose o omicidio colposo. E se per caso, badate, Quanto si può prendere per lesione colposa se non lo ammazzi o omicidio colposo se muore? da 6 a 4 anni, dipende da quello ovviamente, dal tipo poi di Sì, modalità e dalle però aggravanti che non ci una sono. condanna seria. E attenzione, questa è la cosa secondo me più clamorosa. Se questo aggressore per caso mi dà le spalle e io gli sparo perché comunque nella notte buia io scendo dal letto e non mi rendo conto in che posizione è, a quel punto il mio è omicidio volontario, Volontario. perché si ritiene che chi ti dà le spalle sta desistendo e quindi non ti sta aggredendo, non puoi sparargli e a quel punto la pena è dell'omicidio volontario. 21 anni è il minimo della pena. Questo anche nella legge americana, però, perché il colpo alle spalle è veramente il discrimine che viene considerato come la prova certa di un atto sleale, impari, ingiustificabile. Persino nella legge americana, una costituzione che prevede l'uso Però, dell'arma. attenzione, Sì. secondo me queste regole avevano Ecco. senso, perché Scusate solo un secondo. sono regole antiche del codice, avevano senso dire io devo stare attenta a quello che accade di Sì. notte, quando i nuclei familiari erano di 10 persone. Allora se siamo 10 in casa ed entra il ladruncolo, devo scegliere le armi. Ma oggi i nuclei familiari sono fatti spesso da Di una una donna e un sola persona. bambino. Se io sento qualcuno che entra a casa mia, come quel signore lì, io apro il fuoco.